Spencer, si va subito di là. Bartley vuole il gioco a due con Spencer che va dentro con una grande giocata. Ballerino, andiamo a vedere, barrando la strada al grande ex di questa sfida. Si torna di là con Frank Bartley che va dentro in palleggio, c'è spazio, l'appoggio alla tabella è positivo. Ne approfittiamo, Lever quasi non riesce a recuperare questo pallone, poi lo spara sui piedi di Corey Davis che in qualche modo controlla. Davis tripla in allontanamento, ancora Corey Davis. Michele Ruzier, il blocco di Vildera, c'è spazio per Bossi che non si prende subito la tripla e adesso deve inventare qualcosa, cerca la tripla forzata, Stefano Bossi. Bartley prova a liberarsi, ha un po' di spazio per prendersi la tripla, non la prende, scelta saggia perché si butta dentro. 1 su 2 nelle triple per un 4 su 5 dal campo totale, che la dice lunga nell'ennesima serata di grande forma dal punto di vista realizzativo di Frank Bartley. Campo grande, esce su di lui Banks, non sa cosa fare del pallone. Campo grande, si affida a Spencer che non è proprio un ricamatore, deve prendere la tripla. Corey Davis! Invece con una parte del corpo non regolamentare da Luca Campogrande, andiamo a riapprezzare qui la tripla di Davis, che ovviamente scatena l'entusiasmo del pubblico, aiuta Invernizzi, pronto per la traiettoria a catturare il rimbalzo. Iro Egbu, grande spazio per Ellis! L'inchiodata cattiva di Ellis! Vano il tentativo di chiusura. Nicola su tutte le furie. Andiamo a riapprezzare, grande spazio, blocco di Jantunen positivo per portare via Bartley, disattento, e che fa pensare al pubblico di casa, sempre più ribollente l'entusiasmo, che la serata è quella giusta. Zanelli dentro, grande canestro di Zanelli, ottima difesa, Jantunen recupera, servito in transizione da Iro Egbu, torna il pallone a Iro Egbu che si butta dentro con una gran giocata. Ike Iro Egbu, lunghezze, e si riporta avanti con Bartley che vuole seminare Iro Egbu, si allontana in sospensione. Frank Bartley, quarto. Ruzier vuole il gioco a due con Skylar Spencer, altra inchiodata, altro alley-oop. Riesce in qualche modo a servire Bartley, ora difende forte, fortissimo Treviso. Davis riesce ad allontanarsi da Ellis. Dopo il più 19 inflitto a Treviso al Palaverde un mesetto e mezzo fa, Trieste vuole proseguire con i bianco-blu. Trieste che vuole chiudere in bellezza, va a sbagliare la tripla dall'angolo che poteva valere i 100 punti. Frank Bartley, ma questo sicuramente...